Volevo fare questo video da una settimana, è solo che ho rimando, non ho tempo, perché io lavoro, no? Quindi i vlogs che faccio poi li metto tutti insieme quando ho tempo. Ho poco tempo, comunque. Stavo guardando, perché siamo donne, stavo guardando alle cose, gli accessori, i cosmetici, i rossetti che saranno in trend in autunno, no? E quindi fra tutte le cose che ho visto, sono andata nelle mie cose a vedere quale di quelli, beh, da quelli che ho visto, ho scelto le cose che mi valorizzano o che mi piacerebbe, che mi piacciono, e poi sono andata dentro il mio armadio così, e vedere quello che ho. Ok, iniziamo qui con gli smalti, e ce ne sono tanti. Vediamo qui. Ok, per l'autunno, e sono da vedere quello che ho. Quindi ho trovato, metto gli occhiali, tra quelli che ho, perché le era un uno, il primo colore è Soft Red, che è un red, un rosso soft, però un po' spento. Tenue, come dite, un rosso tenue un po' spento. Che io non ho, perché i rossi non mi valorizzano tanto, però ho un rosso. Quindi l'altro colore che va molto quest'autunno è il teal, e vanno anche i glitter. Quindi io ho un teal, questo qui, che è un sabbia di Zoja che adoro, e si chiama Juniper, questo qui. Quindi questo lo tiro, non so se è un teal verde, beh, un teal è comunque. Quindi indosserò questo, è molto carino e l'ho indossato varie volte, cioè l'anno scorso. Juniper, e questo fa il glitter, fa il teal, e non devo spendere soldi, ce l'ho già. Quindi questo Zoja Juniper. Poi dovete andare nei vostri cassetti, vedere quello che potete trovare. Poi c'è grigio chiaro, di grigio chiaro. Oh, uno che, anche se questo vira un po' sul lilà, perché io compro smalti che donano al mio colorito, no? Questo è Cincilli di Essie. Cincilli, non so se lo vedete, comunque. Cincilli, che è un grigio con un leggermente un po' di lilà. Usiamo questo. Questo ci va bene. Poi dice qui fucsia, che non ho. Poi sabbia, un color sabbia, quindi ho questo qui di Essie che si chiama Jazz. Ne avevo altri, però si sono seccati, quindi mi è rimasto Jazz. Quindi color sabbia, questo ci va bene. Non dobbiamo spendere soldi. Poi Milk Chocolate, cioccolata, no? Chiara. Di quello ho Truth or Bear di Essie. Vediamo se vedete il nome, non si vede però. Comunque, Truth or Bear. E poi ho quest'altro che è molto carino. Si chiama, infatti, questo quello è cioccolata calda. Mocacino. Mocacino e questo ha un po' di shimmer di Essie. Questo è Mocacino e questo è Truth or Bear. Vanno bene. Poi ho un altro che è anche quello, questo è un marrone, è di Catherine Light, si chiama Light Slacker e si chiama Rosy. Questo è di Light Slacker, che non penso che da voi è reperibile, si chiama Rosy. Adoro. Quindi questi andranno bene. Poi cos'altro? C'è scritto che anche i celesti chiari, quelli un po' spenti, andranno bene, che io non ho. Però userò questo di Zoja, che è un celeste lilà, perché lilà mi piace, e si chiama NYX di Zoja, questo. Questo è già a metà boccetta, perché lo adoro. Questi sono di sabbia e stanno bene sulle unghie corte. Quindi ora questo lo userò per l'autunno. Poi cos'altro? Vediamo. Ora, di rossetti.
ovviamente va il nude lips. Di nude, perché da, beh, nude dipende da, il nude sono vanno dal beige al rosa. Di nude, un vero nude, ho questo qui di Pat McGrath e si chiama, come si chiama questo? Skin Sane, questo è Skin Sane di Pat McGrath, questo è veramente un bel nude, è bellissimo questo. È un po' sheer e non è di lunga durata, però per me va bene, perché io non cerco tutte quelle cose, lunga durata, stain che dura tutto il giorno, io così, la vita è così, la vivo al momento, mi va bene e non mi dispiace riapplicare i rossetti, non è che vivo questa vita che non ho tempo per riapplicarmi il rossetto. Ci va proprio bene, questo è really cute. Quindi questo è di Pat McGrath, si chiama Skin Sane, è molto sheer, non ha avuto neanche tante ottime recensioni, perché le persone, quando questo è un rossetto che costa, e le persone vogliono questa lunga durata, ma in questo tipologia di rossetto, questo qui in particolare, non te lo dà, e lo dice, è un po' sheer, è così, è come un luster di MAC. Poi ovviamente il rossetto rosso che io non ho, i rossetti dark lip, ora c'è il gothic glamour, io ovviamente quei rossetti non mi stanno bene per niente, quindi non li ho e ne li userò, però mi piace, c'è il mauve, quindi se mi piace il mauve, io del mauve ho questo qui che non so se si vede bene, comunque è un mauve, ce la facciamo andare, si chiama Under the Covers e l'ho usato tantissimo questo di MAC, non importa il nome, che voi non è che ne avete, questo è solo che sto usando io. Poi ho quest'altro che l'ho usato due volte, poi si deve indossare la mascherina, quindi ora lo riindosserò. Questo è di MAC, si chiama Lacquered Up, è più chiaro che vedete, però questo è Lacquered Up di MAC, molto bello questo. Quindi indosserò questo, il Lacquered Up, quest'altro di MAC, questo è molto, ha molto, dato che sono i rossetti gloss, lucidi vanno molto, questo ha due scopi, no? E anche questo qui di MAC, Under the Covers, è lucido. Questo è buono, ha ottima cropenza, però rimane un po' più lucido. E poi ovviamente questo qui rimane, che questo è un po' lucido. Quindi ha doppio scopo, no? Non sono matte, no. Il matte lip sta un po' andando via, la gente penso si è stancata. E poi per nude userò anche questo di Paul & Joe, che ha il gattino, no? E questo, mi dimentico il nome del colore, non importa, comunque... questo qui, e questo anche un po' mauve, nude, va bene, ci piace, questo è molto più nude, però ti vira sul freddo, quindi questo penso ho tirato fuori, però su soft red, questo non è un soft red, però me lo faccio andare bene, è di Chanel, è il secondo che ho, e questo si chiama La Raffinée, che indosso oggi, e secondo che è bellissimo, quindi questo, perché ha un po' di mattone, è un rosa mattone mauve, molto bello, ci sono andate bene, stupendo. Quindi questo è il secondo che ho, c'ero 2 anni, questo me l'hanno regalato per il mio compleanno una mia amica, perché sapeva che mi piace, questo mi piace molto. Allora, finito quello, e ancora non abbiamo speso soldi. Ok, poi sugli ombretti, ovviamente, vediamo che c'è scritto qui. Ombretti make-up, va molto il blush rosa. Non so se ho un rosa con me, perché ora sto usando uno diverso. Comunque ce n'ho uno rosa. No, ce l'ho qui. Perché io tutti i miei blush
birra non posso, freddi. Quindi ce l'ho qui. Questo qui è molto bello. Comunque, perché ora sto usando, sto per finire il Mood Exposure, che è un Malba, quindi andrebbe bene anche questo, il Malba. Sono ancora questo di Mood Exposure, di Hourglass, quindi va bene. Io non ho bisogno di... Io le cose devo finire. Ok. Va molto il... andrà molto il... gli smoky fatti con il blu. Il blu, quei freddi, no? Io ho un colore che adoro, di MAC. Questo qui, che è un matte, che è un blu viola molto bello. E userò questo. Si possono fare dei smoky molto delicati. E questo, io ho tendenza a comprare colori che birano sul lilla o il viola, perché mi sta meglio, no? Non ho più colori che non valorizzano i miei occhi. O le mie, proprio no, è inutile. Quindi, ovviamente, tutti i colori, i marroncini, perché il look molto natural, il look molto natural va sempre, e lo vedi sempre molto di più, il no makeup makeup, è quello il mio look di tutti i giorni, il no makeup makeup, e quindi di quelli ho tantissimi colori. Questo, io ho solo 3 palette e basta, tutto l'altro l'ho regalato. Poi ho questa palette di MAC, questa è molto bella per fare il no makeup makeup, e questo è il Nude Model. Questo è molto bello. Solo un colore non uso, però tutto questo lo uso. E ha molti, dato che i metallics, no, anche se avete un occhio maturo, i metallics, se li sai, se non abbondi, sono bellissimi. Questi ha vari metallics qui. Questa è una bellissima palette. L'unico colore che non sfrutto è questo qui, però tutti gli altri. Per fare il mio no makeup makeup, per fare un occhio delicato con metallics, questa va di metallics. Quindi questa è una bella. E poi l'altra che ho è questa di, mettiamo questo dentro qui, anche se c'è scritto qua dietro, però lo proteggo, anche se, però stavo guardando quello che ho, e sono smoky molto delicati. Gli occhi, il metals, il shimmer andrà, il smoky blu e two-tone eyeshadow. Vuol dire che fai la papilla mobile un colore e qua sotto fai un altro, no? Colori opposti, no? Forse qui fai marrone, qua fai bordeaux, fai verde, fai blu. Questo two-tone andrà molto carino. Quindi sì, quello è tutto fattibile. Anche per l'occhio maturo, non è che... Poi ho questa qui, come sapevo, guarda, ho già arrivato a touch pan. Anche questo è, questo fai, puoi fare tanti look con questa palette di Bare Minerals Bounce and Blur Dawn, che puoi fare tanti look, dal più sofisticato, leggero, no makeup makeup, molto più caricato, però adoro questo. Come vedete, questo colore che pensavo non lo sfrutterei, lo uso tutti i giorni, lo metto all over, è un po' all over. Ok, poi cos'altro? Voglio finire questa Mood Exposure, e ci sono quasi, lo vedo, ci sono questa Mood Exposure. Poi sto anche usando questo blushing crema di Fenty Beauty. Questa cream, questo è il... Sono molto belli questi, solo che devi andarli a provare, perché altrimenti io ho il Cool Berry. Oggi indosso il Cool Berry, perché qua l'ho applicato con questo, vedete? Però su devi un po' smaltire. Oggi ho il Cool Berry. Questo è... dipende, poi... Questo colore potrebbe spaventare, però no, quando è indossato ti dà quel colorito, no? E questo ha un po' di shimmer dentro, però ci sono altri che non hanno. Questo è il Cool Berry, però vanno provati questi,
Non ti puoi fidare sui swatch. Ok. Questi sono un bel po'. Poi ho finito tutto quello. Tutto. Poi, cos'altro c'è qui? Parlo degli smalti. Ancora non abbiamo speso soldi. Le abbiamo spesi al suo tempo, però ora non stiamo spendendo soldi. Quindi mi piace l'idea di fare una righetta di un colore e qua sotto la righetta di un'altra. Non è che quella è una novità, però mi piace. Lo smoky blue, il pink, il blush rosa e tanto mascara, no? Quindi quello ci vorrà un bel po'. Sì, il subtle smoky, il smoky molto tenue. Gli occhi, il metallics e il shimmer. Quindi penso con quello che descrivo qui ci arrivo con quello che ho. Le labbra mauve, bordeaux, dice qui re rosso, gloss, le labbra lucide, sia che tu hai un gloss o che hai un rossetto che è molto brillante, e il nude. Quindi ho scelto fra tutte le cose, le tendenze, e ho scelto quello che io ho. Poi era tanto piacevole guardare, a me piace vedere quello che è la bigiotteria, perché io vado a cercare quello che ho, Questo è no cost, quindi anche voi se andate a cercare, guardate le tendenze, forse da un paese all'altro, questo è solo negli Stati Uniti, forse in Italia è diverso, no? Però le tendenze make up hanno tendenza ad essere uguali. Quindi, ho la mia scatola, no? Stavo guardando. Ok. Tante cose ce l'abbiamo di già e questo mi ha fatto tanto felice, anche se non ce l'ho, non è che... Quest'anno, quest'autunno, inverno, andranno molto gli anelli, gli anellozzi con i cristalli. Mamma mia, io ce l'ho. Io questo non mi sta, oggi ho le unghie. Ecco, a posto. Ho speso zero. Ah no, al suo tempo l'ho comprato, cose di Marc Jacobs, però... Bigiotteria Marc Jacobs, c'è anche uno in rosso. Ecco. Cristallozzi ci piace. Poi... Anche questo, ho visto anche uno simile a questo, solo era leggermente più grande. Mettiamoci questo qui, ecco. Anche se questo non è un cristallo, perché a hematite non è un cristallo, però ci va bene. Io non è che ho tantissime cose, però stavo dicendo, andate a guardare, gli anellozzi li adoro. Questo è più grande di questo, strano. Quindi questo, cioè, quando abbiamo speso finora? Poi qualsiasi, ho notato che i choker sono come si chiama quelli lì, tubular, questo tubo intorno, che a me non mi piace comunque, però qualsiasi cosa tubular o tubo, questo sembra un tubo, mi va bene, questo lo adoro. E poi questi sono motion, sono movimentati, che va molto quest'anno, però io ce l'ho da 3 anni, 4 anni ce l'ho questo anello, perché si muove, no? Lo conoscete. Nessuna novità. Poi questo assomiglia a un altro che ho visto e questo lo rindosserò. Questo qui, lo conoscete? Cos'altro? Oh, poi ovviamente tutti gli orecchini piccini, che questo ce l'ho come 3 o 4 anni. Questi qui. Li ho comprati qui a New York. Ovviamente, no, vuol dire lo compri in un negozio, non lo, sono di acciaio, con dei cristalli, questi piccinini, ne ho vari, tutti piccinini, e non solo questo in particolare, vediamo questo qui, poi ho questi qui, questi sono tubular, piccinini, poi ho anche visto stelle. Questi sono di Guess, sì, sono di Guess con cristalli. Questi qui, ancora non abbiamo speso una lira. Poi ho visto questi piccinini con le perle. Ce l'ho anch'io. Eccoli qui, dove l'altro qui.
A me mi fa ridere perché io ce l'ho queste cose. Non ho quello esatto, però ho l'idea, no? Ci basta l'idea. Ho questi qui. Cos'altro qui? Vediamo. Oh, ovviamente anche qui, collane con qualsiasi cosa a cristalli. Questo è una aquamarine. Sì, aquamarine, sì. No, o blue topaz, non mi ricordo, uno dei due. Questo ci va bene. Cos'altro c'è nella lista? Charms, collane e bracciali con charms. Ecco, questa qui. Questa charms. Questo è di... io adoro la bigiotteria Marc Jacobs. Questa è di Marc Jacobs, non so, l'avete vista, l'ho indossata varie volte, forse non... Forse lo indosso più quando esco fuori, voi non mi vedete, perché non, normalmente non mi sistemo per i miei video. Ha tutti i charms qui, vedete? Quindi questo è doable. Cos'altro qui? Ok, c'è un'altra cosa qui. Oh, ho visto questo bracciale che io ho, questo è cristallo. Questo. Cristallo. Vedete? Abbiamo speso zero. Io ce l'ho. Poi, anche questi, che vanno molto, questi tipologie di orecchini, anche questi cristallini neri, ci va bene. E poi ovviamente tutti i charm bracelets, io ho il mio troll beads con tutti i charms, ce ne sono tanti, quindi non è che devo andare a comprarmi charms, perché ne ho. Ho tutti i charms qui. Sono strapiena di charms qui. Quindi, così, sono anni che non ne compro uno, perché non necessito uno. Quindi ho il mio bracciale charm bracelet, mini charms. Altra cosa che ho tirato fuori, questi sono vintage, questi sono come degli anni 20 o 30, ho comprato questo nuovo, questi sono, anche questi sono cristalli e questi sono vintage, orecchini retro, e questi li ho tirati, ne ho due o tre paia messi da parte, li ho tirati fuori. Questo mi dimentico come si chiama questa pietra, questa jet. E questi io li indosso con jeans, non cose molto casual. Quindi questo li mettiamo qui, uno spazietino qui. Ancora non abbiamo speso soldi. E poi gli orecchini whimsical, gli orecchini simpatici. Vi faccio vedere un paio che ho. Questi sono vintage. E non so se li vedete. È un bambino. Il pannolino, e qua c'è la bottiglia, l'orologio che la mamma gli dà alla pappa, e questa è una cosa per giocare, vedete? Sono queste cose molto simpatiche, vedete? E quindi ce l'ho. Ne avevano di tanti tipi, solo sono molto retro. Lo adoro questo bambino, al ciuccino in bocca, vedete? Aspetta, non so se lo vedete bene. Le cose che sono spiritose, whimsical e spiritoso, quindi questo lo mettiamo qui, è indossabile. Ovviamente ho altri cristalli, no? E poi sono indossabile. Qua non si può spendere soldi qui, eh? E non ne ho soldi da spendere. Quindi tutto qui, e ovviamente tante perle, che io ho un bracciale di perle, si può... dovete andare a guardare, io di perle ne ho, quindi le ho tutte messe in questi sacchettini di lino che mi hanno suggerito. Quando avevo fatto il mio video non mi erano arrivati per via del COVID, tutto in ritardo, ma ho comprato delle sacchettini di lino per mettere le perle vanno, il lino lo puoi, cos'è il lino grezzo, proprio per le perle. E respirano. E poi ho il braccialetto, quindi posso fare il bracciale
Insomma, mi arrangio qui, eh. Non è che mi manca niente, non è esattamente il colore, ma dà l'idea, no? E questo è importante, non perderci tanto in avere la cosa esatta. Dobbiamo usare la nostra personalità e farci andare o vedere, prendere ispirazione e le cose delle tendenze e della moda, dobbiamo prendere ispirazione e poi farci la nostra con le cose che abbiamo o modificare un po' le cose, non essere come qualche cosa da una rivista, no? Quindi è tutto qui. Cos'altro? Penso ho parlato di tutto. Sì, penso ho parlato di tutto. Sì. Quindi, anche a tutti. Ci vediamo presto, quando mi va, quando posso passare. Così non ho date per fare video. E noi ci vediamo presto. Ok. Bye.